Questo è il ballo della blessio, questo è il ballo del qua qua e di un papero che sta. Questa grande tradizione, ammazza che fantasia, però noi abbiamo, come dire, portato qualche variante. Invece della Maccaregna, noi variamo la Paperegna. E voi, tutti in studio e da casa, potete ballarla insieme a noi. Allora vogliamo partire? Sì. Ancora una volta con la Paperegna. Vai! Ve l'abbiamo detto a proposito che quest'anno Paperissima è una bomba, una roba vogliamo, incredibile! Vogliamo cominciare subito con un filmato irresistibile dei gatti, pare! Sono gattino sfortunato, aia, aia, ai. Sto bambino mi ha preso per un cavallo, si da, gna, aia, piano, qui, pappagallini verde, vieni qua, dobbiamo stare vicini, vicini, no, ma fa schifo, ma perché non viene, mi devo le penne, pulire, sono cascato, e che mi frega, io volo. Oh, fammi un po' controllare. Che sarà mai queste cose? Oh, è meglio che me ne fato. Oh, oggi non è proprio giornata. Sorgatto Playboy, mo te faccio vedere come sto con occhiali. Acchiappo forte. Zitto! Io ho
so mica se quello era un gatto. Sembrava più una pantera, ma te l'aveva... Poverino. Piuttosto, Ori, volevo chiederti una cosa. Io con la paperegna come... come sono andato? Una schifezza. Potevi fare molto meglio. Ah, sì? Sì. Vabbè, allora ti faccio vedere io. Adesso io mi impegno. Balline, siete pronte? Sì. Sono tutti pronti. Molto benissimo. Andiamo allora, vai con la musica. Vai. Scusate ragazzi, non è possibile, Marco. La sto parlando con Ugo. Cominci con tutta una serie di papere, io non oh, so. Non alzare la voce con me. Alzavo solo il tono, non la voce. Va bene, allora tu dici che io sbaglio, sì. Che io erro, ho fatto gli errori? Sì. Bene, guardati un po' cosa fanno certi colleghi. Guarda che roba! E là. Un cantante fantastico. Calmo, calmo. Allora, annunciamoli insieme. Con... ferite e lacrime, Ron! Lei vi voglio ricordare che ha sempre fatto l'infermiera. Ha avuto due mariti, tutti e due sono morti purtroppo. Uno l'ha incontrato che era giovane ed è morto in un incidente stradale e l'altro... tardi la sera, non mangiare troppo, attenti a bere tante cose, al fatto di non vivere una vita normale come quella degli adolescenti quando all'età di 15, 16, 17 anni anziché di andare... Non si è accorto, sto dicendo un sacco di c***e. La caduta del grimbo. La caduta del Costanzo. Che volo! Dio. Maurizio Costanzo dovrebbe, invece che preoccuparsi di che cosa c'è dietro l'angolo, ogni tanto preoccuparsi di cosa ha sotto i piedi. Tanto un scivolone, poverino. Noi vogliamo fare un grande applauso ai ballerini, li vogliamo ringraziare per questa grande pandemia e presentare le nostre quattro bellissime peparette. Allora, tuo nome? Cristiana. Luisella. Barbara. Laura. Devo dire che queste ragazze, queste paperelle, non hanno nulla a che vedere con Paperissima, perché di errori addosso non ne hanno neanche uno. Spiritoso, sono un po' gelosa, comunque hai ragione, sono veramente belle. Noi vogliamo continuare in bellezza e ci vediamo gli errori di questo telefilm. Dio vede, vede con Angela Flocchiaro. Sì, molto guarda, bene. Sì, lo guardo. È volevo di là. Dire. Bisogna essere molto cauti, ci possono essere molte spiegazioni. Bisogna studiare ogni particolare per bene. E inoltre la Madonna, bisogna... Senti, se ti dico una cosa, prometti che non la dici a nessuno. È promesso, sì. Prometti, sì. Allora, io ho mangiato la pasta fredda, due uova, uno sfilatino di mortadella così, e dei peperoni. Guarda, scusa. C'è una chiamata per lei, un certo pistacchio. Grazie, l'aspettavo. È un'opera di mele. Mele sì, di mele. Sì, di mele. Ecco, mi aveva fatto chiamare? Sì, sua Amelia. Perché Dorotea... Sì, cazzo. Anzi, per molti è difficilissimo. Sa perché? Perché? Perché sapere... Va. È difficilissimo. Sa perché? Perché per cucinare... Per cucinare bisogna avere la mano, bisogna avere il ritmo giusto. Ecco, perché io so come... Non la ricordo sta battuta di merda. Permetti, pistacchio? Ah, scusa, me la sono messa sul naso. Ma che ha detto?
Che in bengala si... sì, no, fermi, fermi. Benvenuti al campionato dei tuffi da cerimonia. Primo atleta. Ed ecco la qualificata giuria. Vediamo i voti 8-8, 8-5-5. Ed ora amici, un tuffo cappiato in avanti. Magico atleta, adesso vediamo votazione di giuria. 8-2, 8-7, ancora 5 amici. Ed ora amici, un tuffo dorsale con piegamento all'indietro. Splendido, numero 1 per me questo. Vediamo giuria cosa decide. 7-8, 8-2, ancora 5 amici. Amici, vediamo ora il prossimo tuffo, difficoltà 2,1, volo d'angelo. Vediamo cosa dice la giuria, ecco 7-8, 7-2, e il terzo giudice 5, molto severo questo giudice, amici. E adesso amici, un forte atleta statunitense. Vediamo giuria, 7-1, 7-2, amici, ancora 5. Ed ora amici, un tuffo con doppio avvitamento, difficoltà 1. Vediamo cosa dice la giuria. Diamo voci, 7, 5, 6, 8, meritava di più questo magico tuffo, amici. Adesso diamo il prossimo tuffo, poco spettacolare, ma tecnicamente perfetto. Vediamo il voto della giuria. 6-8, 6-0, 5. Adesso andiamo amici, tuffo con avvitamento in avanti. Abbiamo il verdetto di giuria. 5, 5 e 10 amici, magico! Ma vediamo, giuria, stanno litigando. Brutto amici, questo sono scelte dello sport, non dovrebbe mai vedere. Perché, no, sto guardando verso le mani e dicevo, sono sempre gli uomini che durante il matrimonio svengono. Perché siete deboli. E perché il sesso debole poi alla fine sono gli uomini. Comunque no, più guardavo queste scimmie, più mi rendevo conto quanto in realtà le scimmie siano intelligenti. È vero, questa addirittura dava dei voti, eh? Ma mica per quello. Sono intelligenti perché non si sposano. Ah, dovete fare una battuta! Che succede? Che è? Qui. Ma che bello, devo tirare fuori la gamba. Ecco. Complimenti per questa tua vettura. Ciao. Bravo, bello. Ma tu hai la patente per tirare con questo attrezzo? No, no. Lo sai, no. Vero? Ah, ecco, mi sembrava. Sì. Senti, ma Sandra dov'è? Ma Sandra non c'è perché da quando ci siamo trasferiti in campagna, sì, alla cascina, lei ha un gran da fare. Certo. Allora sono venuto io per darmi da fare. Poverina. Con le papette, con le... volevo conoscere. Grazie, per favore, ragazze, eccoci, sono qui. Come va? Come va? Io sono... lo scapo. Grazie, buonasera, buonasera. Ciao, ciao. Scusa, sì. Ma si sei portata dietro un fienile. Sì. Guarda chi c'è, che sorpresa, guarda.
Senti un po'. Ma tu, sì, no, senti un po'. Tu da quando siamo andati a vivere in campagna, sì, noi altri, sei entrato un po' troppo nella parte del galletto, eh? Sì, perché tu pensavi, pensavi che non hai modo di venire, qui solo invece Sandra si è intrufolata. Sandra è maestra dell'intrufolarsi, sì, sì, sono più di 30 anni che si è intrufolata nella mia vita, ecco, nella mia casa, dappertutto. Sì. Sta quasi meglio. Senti, papà, ma... a cosa è dovuto il piacere della vostra visita, ecco, sì. Noi vogliamo proporci come vostri fornitori. Ah, sì, sì, no, questo è vero, perché da quando siamo andati alla cascina, sì, noi siamo diventati grandi fornitori di... Ah, di papere. Ah, ecco, brava, bene, giusto. Ma le genuine voluto... sono buone. Le papere genuine, no, non è vero, non sono papere di allevamento, sono proprio nostre, errori nostrani, sì, di cascina di Anello. Vostrani. Ci vediamo. Vediamo. Insomma. Visto? No, sì. No, scusa, sì, cosa ridi? Ma cosa ridi tu? Non c'è poco da ridere su questa cosa. Ma dai. No, non c'è, non, scusate, ma non c'è da ridere. Perché io credo che in questo momento tutto il pubblico italiano, quei 10, 15, 20 milioni che stanno là, dicono, vorrei capire una cosa, come mai la signora Sandra cade e tu prendi, pigli, te ne vai via facendo così, non è carino, come mai hai fatto ciò? Come mai hai fatto ciò? Come mai hai fatto ciò? Hai fatto ciò? Non ho avuto l'impulso. Sandra, tu che cosa gli hai detto? Ah, ecco. Spiegami. Ma ti dirò che non gli ho detto niente perché mi sono trovata proprio per terra, che mi sono persino dimenticato il dovere, mi è venuto da ridere. Ecco. Non ho cercato certo lui. Ma c'è qualche altro problema che avete oppure no? Sì, abbiamo qualche problema con l'agricoltura. Ma là? Sì, 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 perché sì, quando seminiamo arrivano questi corvi. Sì, sì, no, capisco, questo è un problema grave. È un grosso io problema. Però potrei risolvere. Corvi che... Sì, sì, ragazzi, per cortesia potete venire qui? Ecco, guardate, guardate, Lorella è sempre al punto. Perfetto, Marco, scusami, Marco, metti questo, vieni. No, ma cosa? Ma che fai? Metti questo, dai, non ti preoccupare, il cappello, ragazze. Ma che cappello? Il cappello è... Ma che c'entro io? Ma che domani? Guardate, lei è uno spaventapasseri. Adesso, quello portare a casa così risolve i miei problemi e siamo a posto. No, 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 scusate, ma noi... Noi veramente vogliamo solo spaventare i passeri, non farli morire un colpo, perché se vedono Marco Columbo rimangono secchiti. Grazie, sempre molto carino. Sì, sì, una volta tanto ha ragione Raimondo. Se serve una cosa brutta in mezzo al campo, bisogna vedere lui. Ecco. Perfetto. Grazie, Sandra, grazie. No, diciamo, io volevo solo scherzare, sì, anche perché sicuramente Marco spaventa i passeri, ma non spaventa le papere, anzi ci vediamo insieme le papere che ci hanno mandato i nostri amici delle TV private. Vediamo, grazie a TF9 di Torino, a Rete 8 di Bologna, a TEF di Perugia, a Telea 57 di Rossano Scalo Cosenza e a Telemondo di Pisa. Grazie, ce ne vediamo subito. Vediamo. Ma la pubblicità appunto c'è sempre stata, in realtà. No, oh, il bambino. Lui, vuoi dire saluti la mamma? Chiamamolo. C'è. Sì. Vuoi dire saluto un po'? Signora stia tranquilla, anche se c'è suo padre il bambino non corre piccoli. Mamma, ciao. Ti vedo dov'è la mamma? Dietro la telecamera. La dietro la telecamera. Eccola, abbiamo fatto una cascata in diretta. Si tratta della prima figlia dei coniugi Parato di Terni. Quindi sì. Sto scoppiata la lampada. Non conosciamo e quindi valutiamo povera. La natura è delicata. È come una pianta. Sì. Vogliamo vedere solo lo schema di conservazione. Bello. Il Tabriz è un 30 radio. È la fine del mondo. E per due. Ragazzi, scusate, il bello della diretta è un cavolo. Ci volete dare la mano a sollevarlo per piacere? È molto simpatico, eh. Devo dire che questi sono finiti KO, anzi, a tappeto. Lei doveva andare via. Ah sì? Come andate via? Sì, andiamo via perché stiamo lavorando, abbiamo un sacco da fare, l'ho detto. Stiamo facendo le conserve. Buone le conserve. Di pesce, di fragole. Ah. Lì si conserva tutto benissimo. Ah, sì? Si conserva tutto benissimo lì. Si conserva tutto benissimo lì, dico, in campagna. Sì, tutto. Meno che cosa, insomma... che non si conserva proprio bene. Senti una cosa, se io sono una conserva, tu sei una scatola di pelati.
È vecchia. È vecchia però. Sì. Però non l'ho detta. La verità. Sì. Grazie. Te. Salutiamo i nostri fortuna. Ciao Sandro, grazie. Stai così di pazienza. No, adesso mi... Ciao a tutti, ciao, grazie. Piano per una la patente. Buon lavoro! Buon lavoro, buon viaggio, buon rientro! Scrivi, grazie ancora! Raimondo Dianello e Sandro Mondaini! Ciao! Prendete la tangenziale! Ciao! Che carini sono, sempre! Vabbè, allora adesso mi dai una mano per favore. Cosa vuoi? No, dico, se mi dà una mano, così... A cosa? Se mi dà una mano a togliermi questo accidente... Ma per carità, ma devi rimanere così, tu sei la mia guardia del corpo, anche perché adesso dobbiamo lanciare un filmato con degli animali da cortile pericolosissimi. Guarda, tu sei perfetto. Vai col filmato. Io e cavallo siamo tanto amici. Ossia! Oh, non ho sentito niente dolore, niente, tutto poco. Oh, che belle pecorelle, venite che vi do la pappa, va! Oh, basta però che... non mi fate cadere, No, brutti, disgraziati pecorelle, andate via! Oh, basta! Ai, andate via! Devo bere il latte, tocca a me, hai capito? E io chi sono, no? Tocca a me! Lasciami bere, dai! Adesso tocca a me di bere! Ci sono sempre io che devo bere, capito? E io quando bevo, mai? Ma tocca ancora a me, tocca! Leva il fuoco e tocca a me! Tocca a me! Qui, devo dire la verità, io vengo sempre a mangiare in questo ristorante, che fai? Il pesce te lo danno fresco che è una bellezza, guarda che roba! Oh, è squisito, questo... È proprio fresco! Un po' troppo fresco. Caprezzina nera? Sì. Dove vai? Vado in giro. No, il qua dobbiamo stare vicini. No, mi fai schifo. Tu voglio bene, ma no. Stupi. Dove è andato sta caprezzina nera? Dove sta? Conoscono subito il parmigiano reggiano. Domenica, l'ultima puntata, da non perdere. Papà? Papà? Dimmi, amore. Secondo te la mamma è bella? Certo, la mamma è molto bella. Buoni piselli, c'è pure il prosciutto. E la mamma è anche buona. Per ora non vuoi neanche i piselli, li hai finiti. Grazie a quattro salti in padella Findus, pronti in soli 5 minuti, la mia vita è proprio cambiata. Allora, perché aspettano te? La mia piccola peste non cambia mai. Quattro salti in padella Finus. Gusto in 5 minuti per cambiare la vita da così a così. Solo in cucina. Chi ha la natura dentro è più sano, più allegro. Il sole, la terra, il colore del grano, il vento, i campi, il cielo, tu. Il sole, la terra, il colore del grano. Kinder cereali tostati in un mare di latte, tutti sotto il cioccolato. Il vento nei campi, il cielo blu. Chi ha la natura dentro va leggero come il vento. Kinder cereali per te. Music presenta Calling, il nuovo album di Noah. Da oggi il gusto morbido ma deciso di un grande barbon promuove la grande musica. Alan mi perseguita quando esco con Philippe Marignon. Calze Philippe Marignon, haute couture rouge.
tu cosa mangi a merenda? Pane e gazzella? No, Kinder fetta latte. Kinder fetta al latte preparata con tanto latte fresco pastorizzato, più di qualsiasi altra merendina. Kinder fetta latte è il latte che fa la differenza. Non può essere. Fammi vedere. È lui, il 365. E il capo, da un'occhiata. Udesit IBM ThinkPad. Harum hotonetus. Ha bisogno. E chi altri poteva essere? Guarda il trackpoint, il suo schermo. Ah, che meraviglia. Ci compriamo, è capo. Mega flanolcio. Yeah. È proprio bravo il mio capo. Ma no! Bitossi, il copione! Bianchi, sì. Terza B! La stessa criniera, eh? Ah, io invece... Usa shampoo Pantene. Ma ha il balsamo e io non lo uso. Oggi Pantene è anche senza balsamo. Con la provitamina che penetra dalla radice alla punta. Senza balsamo. I capelli forti. Sa, hai usato Pantene, copione? No, il mio è senza balsamo. Shampoo Pantene, con balsamo e senza balsamo. Something stronger against you. It's a blue day. Oh yeah. Il gusto di Moncherie ti sorprende sempre. Il suo piacere forte avvicina. Moncherie è ricco di emozioni, come la vita. C'era una volta. Trallallero, trallalla. Trallallero, trallalla. E trallallero, trallalla. Trallallero, trallalla. Trallallero, trallalla. Ciao, come ti chiami? Bella bambina. Mi chiamo Cappuccetto Rosso. Ammazza che nome. E che ci fai il bosco? Il bracconiere. Ah! Ma no, stavo scherzando. Sto andando dalla nonnina, gli porto questo paniere pieno di cassette gustosissime. Non toccare, che non vuoi. Toccare. Mangiare qualcuna. Va bene, aspetta, una soltanto. Questa viene dalla Spagna. Non ci prende il gusto, eh? Buona, veramente. Vediamoci. Ecco una tipica danza spagnola. Fate attenzione al pupazzo femminile. Piscina. E terminiamo con una corsa sui trampoli. Corsa. Certo, anche gli spagnoli, ragazzi, hanno una finanziaria peggio della nostra. Oh, l'ha messo in ginocchio. Ma tu non eri il lupo? Sì, hai ragione, scusami. Senti, lupo, ti posso dire una cosa? Ma certo, bambino, dimmi pure. Ma che occhi grandi che hai. E che bocca grande che hai. E che naso grosso che hai. Oh, ma ti sei vista te che sei bellina? Come sei vestita? Sembri la Befana in vacanza. Oh, ma guarda che non è mica carino criticare, sai? Ma non proprio, non su, stavo scherzando. Voglio farmi perdonare con un'altra bella cassetta gustosa. Sì, guarda, sì. questa viene dall'Inghilterra. Fammela assaggiare. Abbiamo uscita subito. Che buona. Questa anche la tiro? A chi? A questa qua, perché io voglio tirare per me. L'ho beccato anche quello. Bravo. Come sono cattivo. Ah. Ecco una serie di incidenti made in England. In casa. Be careful, kid,
all'aperto. Proseguiamo con un incidente al bar. Ed infine col trattore. Stavo dicendo, che bello questo filmato. Ah, sì. Per colpa di questo pulito sto perdendo tutto il pelo. Che schifo. Si dice sempre che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Il vizio di mangiarmi l'altro videocassette, ecco. Adesso te ne do uno soltanto, solo una però, questa, guarda, viene dagli Stati Uniti. Ma va? Oh, è l'ultima e poi dopo me vado. Sì, che buona. Questa la voglio tirare a quella signora là. Questa se la becca la signora. Americani in piscina. Sul fiume. E poi al mare. Ed ecco un acqua scooter. Complimenti. Rafting. Deve essere i parenti Clinton. Oh, quelli nonostante lo scandalo Whitewater rimangono sempre a galla. Scusa Lupo. Scusa Lupo, ma la mia nonnina mi sta aspettando, per cui devo andare. Sì, ciao, sì. Ciao. Ciao, ciao carina, ciao carina. Ma io sono furbo, ho letto la favola. Adesso prendo la scorciatoia, mi mangio la nonna, capuccetto rosso e mi tappo pure le cassette. Dio. E nonnina, sono io, Caputetto Rosso! Caputetto Rosso, brutta disgraziata! Quante volte te lo devo dire che quando in TV c'è Paperissima non voglio essere disturbata da nessuno! Brutta disgraziata! Sacrando, Lorella, la scena è finita! Ma ci avevo preso gusto, dai! Allora, hai impaccato tutta la che noioso! L'epimeteo, il trofeo, tutto! Vabbè, proseguiamo sì? il nostro programma con un filmato ancora in tema di favole. Eh sì, infatti, parliamo dei giornalisti che nel raccontare storie sono dei veri professionisti. Che da sì, vediamoli. Mi piaceva tanto questa scena. In prigione, infatti, è finita anche la moglie del boss, Biagio Crisafulli. Uno dei pochi ancora latitante ad essere sfuggito alla cattura. Mi... Pronto? Mattinata di interrogatorio e pomeriggio di confronti per il senato. No, aspetta, ho telefonato. È qui a Caltagirone, nella città di Don Luigi Sturzo. Ah, raga. Ci arriva a Liege, un po' una piccola classica quella di oggi. Grazie. Questa storia potremmo chiamarla The Bodyguard, la guardia del corpo 2. Pullman. Questa storia potremmo chiamarla The Bodyguard, la guardia del corpo 2. Un titolo forse scontato, eppure azzeccato. E in questo... Gianfranco Fini nella zona del lupo, e non già perché il leader della destra visiti un paese, l'Albania, per 40 anni. Eppure, sembra voler dire scappa. Hanno appena concluso qui alla Palafiera di Forlì il loro concerto benefico dedicato alla comunità sadurana. Testi di vitello.
Comunque, cari amici, siamo sicuri che nessun giornalista sarebbe in grado di fare uno scoop come quello che vi proponiamo ora. Solo noi potevamo usare tanto. Solo noi! No, infatti. Sì, sì, vai, vai, potevamo esagera. Arrivare a tanto. Guardate questa coppia. Neanche Stefania e De Cre litigano così tanto. Ma sì. Prima 30 secondi di pausa. Dico 30. Ma però 30, vai, comincia a contare. Sì. Su. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aioso. Morbidoso. Vaporoso. Fabuloso. 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 L'ammorbidente favoloso è solo fabuloso, il nuovo ammorbidente profumante. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Ah, ecco appunto. E adesso guardate questo scoop. Ma che fai? Lo so io. È una cosa da lupi. Qui abbiamo tre premi straordinari. Pensi un po', se vincesse la pelliccia sarebbe una cosa fantastica, eh? E difatti vince la pelliccia. Questa bella giacca, la vogliamo provare? Io penso che andrà molto bene. Proviamo questa bella pelliccia. No, non può portare la pelliccia. Non può portare la pelliccia? Sono obiettore. Ah, obiettore di coscienza. Penso che la lascerò qua. La lascia qui e noi siamo ben contenti. La teniamo qua. La teniamo qua che e... brava! Faremo... Complimenti! Faremo un po' di beneficenza e noi ringraziamo perché lo daremo a qualche persona che non fa questi ragionamenti che sono un po' strani. Perché allora, signore, non mangiate la carne, non mangiate il pesce, non mangiate tutto il resto. Quindi voi obiettate su questo fatto, ma ci sono quelli che invece non ragionano così. Quindi io devo difendere anche l'altra parrocchia che non la pensa con voi. Comunque, noi siamo pronti per cedere adesso la mano a quello che segue dopo e ci diamo appuntamento per domani alla solita ora. Ciao a tutti. Figurati, adesso si rifà perché non accettano che si dica. Beh, senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d'accordo non lo dici, se la signora lo è lei può dire quello che vuole, ma tu no. Comunque io non lo faccio, arrangiarti, e così imparerà, va bene? Arrangiarti. Vada in onda e voglio vedere che cosa succede. Non siamo degli imbecilli. Può essere più stronzo. Si può essere più stronzo. Si può essere più stronzo. Io una così la caccerei sui due piedi. Ma io me ne vado anche subito. E gli ho già detto un paio di volte . Che non lo deve fare. Ma io me ne vado anche subito. Vai. E vado. Vai, okay. Se vuoi andare vai, e così ti faranno causa. Comunque Antonella è veramente una brava, buona ragazza. Ve l'assicuro io, e questo lo dico per quelli che magari qualcuno sta l'hanno fatto. Ma non ripete perché non si fa. Niente meno che Gianni Morandi! Ciao Gianni! Che piacere! Ciao! Come stai? Bene, Allora, come mai hai deciso di dire allora, spontaneamente? Lo devo confessare! Sì. Ho fatto un sacco di errori e diciamolo. Mi sono costituito perché tanto sapevo che prima o poi mi avreste cuccato, beccato.
e quindi sono qua. Beh, sì, allora facciamo una cosa, dai, liberati. Vediamo subito il corpo triato e non ne parliamo più, ok? Dai, mandiamo in onda le papere del film TV La voce del cuore. Guardate alle tue spalle, guarda che roba, guarda un po' che roba. Eccolo là. Stammi a sentire. L'altra volta non ti ho denunciato per il bene Tomasino, ma questa volta ti giuro che ti manda in galera per tutta la vita. A te, a tua... No. È bello, vero? Cristina. Daniele. È mia figlia caro. No, ragazzi, ma ridete perché non si fa. Io non so che non la farò. Non si fa. Io non lo so. Azione. È bella, vero? Certo, la furia doveva venire dall'altro versante, dove il disboscamento non avrebbe provocato nessun danno. Ah, io dico. Vai avanti, dove non avrebbe... La funivia comunque doveva salire sull'altro versante della ferrovia, dove il busco... Sì. Senti, aspetta. La ferrovia doveva venire sull'altro versante dove... Non riesco neanche a... Ma ci riesci? No. La ferrovia doveva venire sull'altro versante dove invece c'è il disboscamento. Vabbè, niente. Però è un po' difficile, c'è tutto il segno. Perché è bizarrico. Vabbè, è lo stesso. È carina lei, Sì, va bene. Sì. Comunque non ti devi preoccupare, no, Gianni, non ti devi preoccupare se ti veniva a ridere. Guarda un po' questi due cosa combinano. Sì, no, questi due sopra il varano. È la nuova sitcom interpretata da Lello Arena e Enzo Iacchetti, che andrà in onda immediatamente dopo Paperissima, quindi state a guardarci ancora. Vediamo gli errori. Vuole sedersi un attimo che le offro un caffè? Molto volentieri, ecco. Grazie. Just a moment che glielo porto. Just a moment. Hey. Quello invece Spielberg ti trovava combinare di questa maniera, vado alla sera una meringa sempre. Veniva qua e diceva... Ah! Vabbè, mi fa le battute. La meringa, basta! Qui qualcuno mi sta prendendo in giro. Io voglio sapere chi è il responsabile. Ebbene sì! No. E la esposa punto vicino sempre senza mettere ninguno. Ninguno no. Deve essere così, dai. E non la faccio la telefonata. Oh, mamma mia, mamma mia. Dai. Che mal si deve. Vai. Oh, dai, fai manovra. Occhia la penna. Sì. Attenti, se stai spennando sana come una gallina. Vai, esci, vai. Ci sta il muro là. Vai. Forza splendida. Guarda che sta combinando. Ti stai spennando tutta quanta. Mamma mia, sei incassato. Mi sono incastrato. Devo pensare io, se a me ci devo pensare che... lei è tresario, il quadro della situazione, adesso vediamo il quadro della situazione, il quadro della... Come si può fare? Oh, ci sono incendiate il tempo! Se lei mi dice la sua sinistra! Sono detto cambiatemi il vaso! Non va bene questo vaso! Ma butti! Dove vado? A destra, a sinistra! Di qua!
Qua, 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 con Dash, più bianco non si può. Verissimo amici, il bianco di Dash è imbattibile su ogni tipo di sporco, anche quello più implacabile, perché guardate che ci sporca con grande facilità. Come no? E guardate un po' qui cosa succede. Guarda. Occhio ai camerieri maldestri. Ale. E anche agli amici che maneggiano le salse. Vedi, vedi. La passeggiata. Il ciclocross. Bravo. Ma dai, su che si tocca. Che buono, eh. Ma sì, bevitelo tutto. Bravo. Ma guarda un po' questo, con tutti i posti che ci sono. Oh, ma proprio lì doveva sedersi. È un bel campionario di sporco, ma per tornare a un bianco brillante ci pensa il nostro Dash, imbattibile su ogni tipo di bucato. Fantastico. Sette parole, signor Columbo, sette parole. Piacere, Iole. Iole, piacere, Iole. Scusi, tocca la mano, abbia pazienza. Però, sono venuta qua con le mie tote a mettere giù bucato. Con le sue tote? Con le mie tote, anche scusa, se devo dire che sgusse come delle anguille. Ha visto qua qualche bucato? Forse andate a stendere, ragazzi. Ma scusa, forza. Questa è tutta roba sua? Eh sì. Così tanta? Tanta. E mio marito Primo, che è tanto, lui c'ha la stazza del ciclope, che quando ci stende le camicie al sole, gli è nuvolo. Però guardi che bianco imbattibile quello di Dash, lo guardi. Ma signora mia. Come signora mia? Ci prendiamo già le confidenze, ci conosciamo appena, signora mia. Dico, signora mia, ma è normale che chi usa Dash ottenga questi risultati così straordinari. È vero. Perché vedete, tutti conoscono Dash, conoscono il suo pulito, conoscono il suo bianco straordinario. E poi si ricorda una cosa, da 30 anni Dash, per le nostre amiche italiane, sapete cos'è Dash? Che cos'è? Significa bianco. Bianco, è vero. Allora sai cosa facciamo, signor Columbo? Io vengo a casa sua, ci faccio il bucato, siamo soli, io, lei e il Dash, anche se devo dire che lei è già un bel fustino di suo. Sì. Pensi, sa che bello, sa che bello, sa che bello. Sì, guardi, io non ho bisogno del suo aiuto perché a casa ho chi mi aiuta e ovviamente è Dash. Non sa cosa si perde. Sì, però so cosa ci guadagno. Che copone parvenu. Vabbè, noi allora facciamo il bucato. Arrivederci. Perché come si dice, i panni sporchi me li sono lavati in famiglia, ma il bianco di Dash lo possiamo vedere a tutti, lo mostriamo in piazza, capito? Brava. Mi pensi? Arrivederci. Entri nei miei sogni. Ce lo faccio. Ciao e arrivederci al prossimo bucato con Dash! Il ritorno di Sandokan. Dove sei? Dove ti trovi? Vieni fuori che ti faccio vedere i sorci verdi. Guarda che non ho mica paura di te, sai? Dove ti trovi? Vieni fuori, brutta bastarda. Adesso ti faccio vedere io! Attestatelo, ammazzata! Ah, adesso mi faccio la tigre allo spiedo come su Purceddu. Sapete dentro cosa ci ho messo come ripieno? Ci ho messo due belle dozzine di quaglie della barbagia, come sono, uguali alle altre, solo che sono molto più pelose. La cena è quasi pronta ed ora pare che Bobo Yanes non si vedono. Molto buono, eh? Adesso ti mangio, sa. Umberto, aiuto!
Oh, maledetto Rask, sei il solito vigliaco, ci hai preso un abbato e hai ferito Babbo Yanez. Ma me la pagherai perché io sono una giornalista d'assalto! Dora Parker, altro che parapioggia lì, ti serve il parafulmine, perché oggi sono elettrico! Ridi, invece sta proprio per piovere, lo sanno anche le tue guardie, guarda, hanno tutti i dolori alle ossa! Guardie, restatela! Fermi tutti, è arrivato Sandokan! Oh, mio eroe, mi hai salvato la vita! Piano, facci piano, e sei pesante di un muffone. Sandokan, ogni volta che ti vedo, divento pazza, non ce la faccio più. Sei contento? Mi hai fatto il mal di testa. Così dovrò farti ammazzare per provare il nuovo balsamo di Tigre della Malesia, perché quell'altro balsamo non mi fa più niente. E adesso basta, eh? Adesso vi faccio fare la fine della bocca monaca. Vi estinguo. E adesso, caro il mio ragionero, tocca a te, Sandokan. Fallo a fetto come il pane carasau. Ah, ma non ho fatto conti quei miei dardi avvelenati. Chi è? Aio! Capito, mi hai? Oh, non ci vedo più. Oh, amore mio, il veleno ti ha reso cieco. E solo io ho l'antidoto, questo per farvi capire quanto so un graffio di cerbottana! Cerbottana! Oh, Sandokan, amor mio, che peccato che tu non veda niente proprio adesso! E perché? Proprio perché devo lanciare un filmato molto divertente. Ah! Mr. Bombastic! We want this bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy! Mr. Loba. Mr. Loba. Girl. Mr. Loba. Mr. Loba. She come with Mr. Bombastic, really fantastic. Talking on the box, this is a Mr. Really fantastic. Coming on the box, this is a Mr. Just like a silk, soft and cuddly, you'll be up like a quilt. I'm a lyrical, but not a flip in a bill with my sexual disease. I'm the well can't you tell? I'm just like a silk, crawling in the shell. Mr. Bumbas, fully fantastic, put me on the box, she says, Mr. Rowe. Ma come fai a ridere se non hai visto nulla? Ah, scusa, ma io rido sulla fiducia. Che male! Viva la Padania! Sì, Babbo Yanez sta delirando. Poveretto perito, Portiamolo dallo yogi e guarirà! Arrivo, Oio! Adesso ti porto dallo yogi, però pesi un accidente, Non preoccuparti, che adesso ti porto dallo yogi. Scusa. Deve essere caduto un boscello. Altro che Babbo Yanez de Gomera. Se continua così questo Gomera, non torna più. Vieni Babbo che ti porto dallo yogi. Yogi! Signor Sandokan, signore! C'è anche Babbo Yanez! Ecco fatto! Ecco finalmente riunita la coppia Yogi e Babbo! Ecco Sandokan, dai, metti Babbo Yanez sul giacino. Molto volentieri! Questo giaciglio! Ah, su questo da giaciglio! Allora, attenzione, Sandokan! Quello è il mio letto, a tempo perso, ci faccio il fakiro. Capiamo su Bobo. Vieni su. Vai via tu, faccio io. Vieni Bobo. Che non vedo bene. Maestro.
troppo boianza, è stato ferito in un'imboscata. Tutti vigliati, il nemico l'ha coperto di ferite. Ma no, il nemico di ferite gliel'ha fatta uno, l'ha preso al gomito e pure di striscio. È l'amico che per portarlo qui l'ha distrutto. Sempre a criticare tu, eh? Invece di criticare, perché non guardiamo il moribondo? Ci penso io! Ecco qua! Siamo a posto! Maestro, ma cosa fa? Nelle sue condizioni non c'è cosa migliore di un uomo sbattuto. Ma io non ho tempo da aspettare che questo mi faccia l'uovo. Allora gli sbatto la gallina direttamente. Oh, questa la uso. Qui fuori c'è la fila. Beh, visto che c'è la fila, sai che faccio? Visto come curra, io me la pillo. Hai ragione, dobbiamo trovare l'antidoto. Aspetta, aspetta. Tieni questi occhiali scuri. Tieni questa sciabola bianca. Andiamo, andiamo, forza. Vieni qui, faccio strada io. Come mi sto divertendo, qualcosa mi dice che tra poco ci divertiremo ancora di più. Oh, ma che sta a fare? Uno dei qui. Maledetto Rasca! Dall'altra parte. Maledetto Rasca, per te è finita, sai! Il rematto! Caro ragioniero, dacci subito l'antidoto o dovrei vedertela con l'invincibile tigre della Malesia. Sandokan, non posso niente contro di te, hai ragione. Fai a quella colonna, l'antidoto è lì, prendilo. Sono gore da sceneggiare, è vero. Il Mario Merla del misterioso oriente. Sì, me ne parla, poi. Vado, lo prendo e torno. Sandokan, lo prendo io. È meglio. Ma che succede? Sandokan, attenzione, c'è un mostro. Tigre della Malesia, anche se non ci vedi, ora dovrai vedertela col mostro. Ho fatto una buttata. Avanti, dove sei? Fatti avanti! Aspetta, amore, aspetta, aspetta. Vai, ci penso io, ti guido. Adesso prendo il pulsante start e parte il Super Sandokan Game! Eh sì, una buona giornalista deve essere sempre previdente. No, accidenti, m'ha colpito. Povero Sandokan. Adesso ti faccio vedere io. Sì, ho trovato il suo punto debole. Al college ero campione 6 videogame. Vai così. Ecco Sandokan, l'ampolla, bevi. Bevo. E ha distrutto anche il mostro, streghe. Adesso che ci vedo, sai qual è la prima cosa che faccio? Mi voglio vedere un filmato, oh, sediamoci sì. Calma. Derecha, izquierda, izquierda, muy bien, derecha,
Oddio. Basta, guardie, a me, prendeteli. Ma questo mi fa proprio ridere. Tu credi che le guardie che c'ho a disposizione, le centinaia e centinaia, ci facciano paura? Sì! Via! Questa avventura è finita, ma torneremo la prossima settimana per un'altra impresa di Sandokan, la tigre della Malesia. Miau. Amici, ho il piacere di presentarvi una canzone interpretata dall'unico nonno che gioca a calcio nella nazionale italiana cantanti. Signore e signori, Danny Morandi! Sul mare e la soffia un bel dorso di alena d'amore piena, così preda del sentimento io di nuovo cadrò e le tenere reti consumerò. Voglio essere in ogni posto acquistato da te, fazzoletto, rossetto, lastro, ti stringerò la vita. Sono niente ma un sentimento mi fa preda di sé, sono un vento e mi strappo via da me. Cantiamo una canzone insieme. Ma io ho paura che Marco sia un po' geloso. Lascialo perdere Marco. Ah, è andato via Marco, è camerino. Allora possiamo. Comincio io. Canto stasera, canto e sei sola, canto e ho nel cuore voglia di te. Canto e il rumore un po' se ne va da questa stravolta e sorda città. Insieme. Settimo piano, settimo cielo, senza ascensore, senza l'altare, ti voglio qui, ti voglio guardare. Voglio sentirmi dentro di te, canta che canto con te, solo e soltanto con te, amami. Come il grande tengo che tu sei. Io sono bravo e io sei la regina dell'ultimo canto. Più spinti che mai.
tiempo no nos ha esperado. Baila con él. Scusa. Non è qui la tromba, ma dai, ma dovevi entrare proprio Marco, adesso. Marco, scusami, stiamo facendo un duetto. Paperissima, Gianni Morandi, ma che figure, dai. Sei geloso, l'aveva detto. Ragazzi, guarda. Sono entrato non per distruggere o per rompere la vostra performance, peraltro per bellissima, ma perché dovevo annunciare con la tromba i video italiani, scusate, avete ragione. Adesso, il momento dei video amatoriali, vi ricordiamo ci sono 100 milioni in palio e guardate che c'è la nostra Paperissima. Va bene, ecco la lì, guardate quanti sono. Brava, piano. E a inaugurare i primi video italiani abbiamo qui con noi niente meno che Gianni Morandi! Allora, il primo video viene da Almè, in provincia di Bergamo, e ce lo manda il signor Roberto Carelli, un divertente ricordo dalla Grecia. Vediamo un ricordo dalla Grecia? Vediamocelo qua, sì, grazie. Quelli, il cambio della guardia, l'hanno dovuto fare davvero perché, quella si è rotta. Secondo video di oggi ce lo manda la signora Giuseppa Margarone da Sant'Antonio in provincia di Catania. Ci invita a una bella festa, andiamo subito. Vediamo la festa. Vai! Che botta che ha preso, eh? Però si dice canta che ti passa, chissà se è passato il dolore dopo. Per me la è svenuta, gli è passato tutto, è svenuta. Dunque, terzo video, ci viene da Modena. Si viene da Modena e ce lo manda il signor Gabriele Salvati. Guardate che succede durante una cerimonia in chiesa. Vedo di diventare lo schiedo di vita di allora. Sono cose che succedono, pare che per farlo venire hanno preso schiaffoni, ma lui continuava a porgere sempre l'altra guancia. Bisogna fare veramente i complimenti a questi tutti ascoltatori. Vogliamo fare un grande applauso a tutti, sì, per spettatori di Paperissima. E continuate a mandare, sì, perché vi ricordiamo ci sono 100 milioni in palio, vi aspettiamo. Adesso però Gianni, io ti voglio far vedere un'altra cosa, degli errori fatti da un nostro collega, insomma, Geregnocchi, sul set di uno suo spot televisivo. Guarda che roba, eh? Ne ha combinate di cotte e di crude, vediamolo. Anch'io avevo problemi di pulizia e di igiene del water, ma da quando Pina mi ha fatto conoscere li ho risolti. Com'è? Se Giulio si siede... No. Anch'io avevo problemi di igiene e pulizia del water. No, pulizia e igiene, scusa. No, non so se è... Anch'io avevo problemi di igiene... Finta. Anch'io avevo problemi di pulizia. Anch'io avevo problemi di pulizia e di igiene del water, ma quando Pina mi ha fatto conoscere. Se tu vai sul water, io posso dimostrare che pulisce non solo in fondo. Se tu ti siedi sul water, porca p***a. Se tu ti siedi, io posso se vai sul water, io posso dimostrare al gentile pubblico che non solo pulisce fino in fondo, ma anche sotto e sopra, porca c***o. A me sembra che Gene fosse un po' nervoso. Secondo te perché era così? Io non so se posso dirle qui davanti a tutti, dunque, devi stare visto quella signora che c'è dietro, quella signora aveva avuto 70 anni. Non so se posso dire, era la sua amante. No, è stata la sua amante per mesi fa. No, hai capito male. No. Diciamo che c'era un partner sul set che però non si vede perché è fuori campo, che è abbastanza scomodo e anche ingombrante, non era l'amante, era un elefante. L'amante. Vai. Stop! Non dai diretta.
Se vai sul water, io posso dimostrare che pulisce sopra e anche sotto fino in fondo. E di odora anche. Se Giulio si siede, io posso... Vai, vai, dai, andiamo di seguito. Se Giulio si siede, com'è? Ah, dai, scusa. Se Giulio si siede, ve lo dimostro. Dai, Giulio, siediti. Fammi questo piacere. Vai, va avanti, dai, porca. E Giulio, sto cazzo. Vieni qua, Giulio, sa. Porca puttana. Dai, pulisce sopra e sotto, fino in fondo, e profuma anche. È vero, Pina? Vero. Dai, Giulio, fallo per me, te ne prego. Se vai sul water, io posso dimostrare che... pulisce fino in fondo, oltre che sto cazzo. E quarta. Aspetta. Vai. Dai, Giulio, fallo per me, te ne prego. Se tu vai sul water, io posso dimostrare che... pulisce sopra e sotto sotto fino in fondo. E profuma anche. È vero, Pina? 3 quinta. Ti prego, Giulio, fallo per me, ti prego, fallo per me. Se tu ti siedi sul water, io posso... Ok. Dai, Giulio, fallo per me, te ne prego, fallo per me. L'amante c'è, hai visto lei come la guardava? Dai. No, ma signora, signora Carmela, sì, è stata la sua amante in Grecia, è stata una storia, ha avuto anche un figlio, alcuni... va bene, comunque è squadra di loro. Gianni, grazie per essere stato con noi. Non possiamo ricantare la canzone, no? No, dopo, quando la prossima volta la canti con me quando lei non c'è. Gianni Morandi! Ma ragazzi, non abbiamo i titoli. Comincia a venirvi da ridere. Tritolo. Che li inventiamo? 20 ma... secondi. Ma chiudiamo con il meteo? Benedetta, Tritolo, mi dici l'ultimo qual è? Tritolo? Sì. Non lo so. Non abbiamo i titoli. Quanto durano? Che li inventiamo? No, è impossibile. Dai. Care ragazze, questa sera vi conquisterò prendendovi per la gola. Marco? Chi è? Eccomi qua. Ah, sì, bravo. Ah, ecco. Allora, vieni qua, hai preso tutto? Una corsa. Andiamo. Sì. Ah! Che c'è? Ho dimenticato la pasta. E secondo te io in casa non ho la pasta, ma io ho la grande pasta di vela. Certo di errori ne fai, ma quanti ne fai di errori? Ah, io faccio errori? Errori, sì. E guarda un po' questi allora. Dove? Quelli. Dove? Piccolissimo errore di traiettoria. Conferenza mondiale per salvare il nostro pianeta. Bello, la terra è fatta per te. Quanti errori però. Ecco. Però vedi, ascolta una cosa. Vedi, per me pasta di vela è una pasta molto speciale perché accende la passione mediterranea, capisci? E poi anche qualche altra pasta. Se permetti faccio un piatto speciale, specialissimo. Pasta saltata in padella. Già stare, no, se no mi fai così saltiamo la cena. Sì. Poi devi capire una cosa, che pasta dimmi, di vela è una pasta di qualità e poi ha un prezzo competitivo, capisci? Sì, a proposito di prezzo, tutto questo, quei miei soldi... Non lo sapevo. Pensa piuttosto al risultato che ti dà la pasta di vela, sai perché? Perché pasta di vela è fatta di grano duro che viene dal nostro meraviglioso sud. Ma no, ho capito, tu pensa a cucinare, adesso arrivano le ragazze. Oddio, vai. Guarda che piattino, spaghetti di vela, pomodoro e basilico, Io sono convinto che un piatto lì non esisterebbe neppure Superman. Questi spaghetti mi dicono, mangiami. Sì, e le ragazze dicono, apri, mi sono arrivate. Vai, molla. Qui, metti qua. Andiamo.
Oh, ciao, come stai? Grazie, date qui tutto a me. Ciao. Eccoci qua. Bene, allora buon appetito. Ma la pasta dov'è? Dove l'hai messa? La pasta era qua. Tira fuori la pasta. Io non ho mangiato. Allora ti sarei presa, Superman. Addio. Meno male, niente paura, meno male che io penso a tutto. Ne ho fatti in abbondanza, perché io ho una passione, come dire, mediterranea. Per bravo, Marco, bravo. Bene, allora andate in piatto, grazie. Posso. Buon appetito. Buon appetito a tutti, eccola condivella. Eccola qui. Gnam, gnam. Prego, cominciate pure. Cominciate pure a che noi... A proposito di passione, volevo dirti stasera. Volevo dirti anche... Per dirti, darling, I love you. Beh, prima abbiamo visto... Le Lorella e Enzo Iacchetti sul set del nuovo telefilm Quei due sopra il varano. E adesso vogliamo parlarvi di un altro piccolo varano guardato adesso in questo filmato di vacanze. Guarda un po'. Vediamocelo. Ci vedi tu? Sì, molto bene. Sì. Dov'è? Eccolo, la grazia. Fate bene attenzione, questo varano si sta avvicinando alla terra. Dentro c'è una persona che sta dormendo. È permesso? E guardate che scherzo gli combina l'amico. Beh, amico. Mica tanto. Bravo. Questo è inettico. Il varano è un animale a sangue freddo. Sì, molto quello freddo. Quello che ha zappato, però secondo me il sangue freddo non ce l'ha avuto per niente. No, quello no. Pare che sia svenuto subito dopo. Adesso continuiamo, vediamo invece che cosa accade in questo filmato. C'è un canotto che fa capricci. Icci, vediamo. Che accade? Non lo so, vediamo. Fagli di bianco l'asso. Papino, calma, girate, eccolo là. Che ventaccio che c'è oggi, spiace. Te l'avevo detto che c'era vento. Dai, corri, chiappalo. Niente. Dai, lei signora? Niente da fare. Corri che ce la fai. Arrivano i rinforzi. Se va avanti così, ci vuole un attimo. È pazzesco! No, qui dicono così. No, da come scappava, il canotto sembrava che avesse paura dell'acqua, è strano. Adesso? Sì. Attenzione. Che c'è? Che è successo? Abbiamo in serbo per voi un filmato eccezionale, una vera e propria chicca. Cos'hai detto? Scusa. Ho detto, una vera e propria chicca. Ma che sei matta? Perché? Ma che chicca, non si può mica dire. Ma come non si può dire? Si dice. Ah, si può dire? Guarda, si può dire. Quanto hanno totalizzato? Vogliamo vederlo? Ragazzi, andatevene a fanculo. Ma possibile che non ci sia uno lì fra voi che tiene il conto di c***o di soldi che hanno vinto? E non me lo dice a voce, così. Che dobbiamo aspettare? Quanto hanno totalizzato? C'è un autore dei giochi? Dimmi, hanno totalizzato 22 milioni, così. E io lo dico. Siamo qui a aspettare come dei c***i appesi. Ma dai! Mamma mia! Che inferno! Dai! Chi ce lo deve dire? Il Ministero delle Finanze quanto c***o hanno fatto? Ma la grafica, ma non me lo potete far dire dalla regia? Non c'è uno che tiene il conto dei giochi? No! Ah, voi lo sapevate? E che c***o? Perché non me lo dite? Apriamo questo mazzo di carte che è qui, fuori denari, voilà.
Eccolo là, lo vedete? C'è un display. Un display sul quale. Ma che è Ben Hur? Qui vediamo aprire il nostro mazzo di carte, eccolo qua, pronto, cuori, denari, via, si apre magicamente. Allora, perché abbiamo detto prima lasciamolo aperto? Evitiamo di riderci addosso, per cortesia. Lasciamolo aperto, questo c***o di cosa. Eh? Facciamo notte sul giochino? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ma come fai poi a essere tranquillo, sereno, a giocare, a scherzare? Come c***o fai? E gli altri dovranno fare delle cose micidiali, perché dovranno correre con questo tutone fino a metà della nostra piattaforma sulla piscina, ballare un pezzo di disco dance, dopodiché correre al piatto. Volete stare zitte, c***o? Cosa parlate? Vi sto raccontando cose vostre. Ma guardate che c'è. Ma miseria, anche se parlate dell'ultima cosa, guardate sul monitor che siete quadrate e chiacchierate così. Come al cinema. Io darei la parola a Francesca, che ci dà il punteggio fin qui totalizzato. Sì. Dai, su, dai! Sì, dai! Allora, hanno indovinato tutti, dai! Allora, hanno indovinato tutti, dai! Allora, hanno indovinato tutti e tre, sono stati fermati. Bravissimi. Ma c***o, lo sai che parla lì? Ce l'avete sul copione? Ma chi la fa girare la 1? Io glielo devo dire. Mi sento male. Alberto, no. Parlare di soldi, che noi mettiamo la grafica. Voglio andare a fare stranamore. Attenzione. Ah, ciao! No, vabbè, può capitare. So che poi dopo gli hanno fatto una flebo, si è preso. Vabbè, insomma, adesso sta bene, tranquillo, disto. È finita! Siamo... Che è finita? Così sento un vero perché. Baciami. Dunque, allora, siamo... È finita l'ultima puntata, lo facciamo dare. Ma che è l'ultima puntata? Abbiamo cominciato oggi, no, ma è già finita. No, volevo dire, è finita la prima puntata... Ho detto l'ultima. Hai fatto un papere. No, vabbè, poi lo prendiamo. Allora, è finita la prima puntata di Paperissima, vorrei salutare Ugo, Carlo, Francesco e Luisello. Sono le nostre papere. Grazie! E... vi lasciamo con i telefilm, quei due sopra il varano. Appuntamento la settimana prossima per un'altra grande strepitosa puntata di Paperissima. Errori in TV. Balli. Balli, amore. Avete tanto tempo. A Paperissima con...